Questo è un video nucleare. Io vi dico subito una cosa. Può essere pericoloso, se usato nei modi sbagliati, perché imparerete delle tecniche psicologiche molto potenti che fanno attaccare a voi le ragazze, ma le persone in generale. Questo è solo video allo scopo illustrativo. Sto facendo questo video non perché voglio incitarvi a fare queste cose, ma per farvi capire che ci sono delle dinamiche, dei trucchi particolari che le ragazze usano con noi da sempre, che chiaramente possono farvi proprio essere percepiti come una droga, possono ribaltare situazioni che sembravano compromesse, come vedremo adesso. Le persone che ci pagano le conoscono già, tantissime altre. Noi, gioco forza, in un diciamo canale pubblico, non possiamo e non abbiamo mai inserito in questi anni, o comunque col contagocce, queste tipologie di tecniche. Sappiate che potete impararle affiancandovi a un trainer. Vi siete solo tu e lui, chiaramente, nessuno vi sente. Vabbè, ok. Vi esorto a rimanere fino alla fine per capire tutto il procedimento, tutto il processo ghiotto. Lei ti reputa brutto. Come far cambiare, come conquistare lo stesso? Partiamo da un principio, che tu ci creda o no. Il fatto di essere percepiti belli o brutti è dipeso solo da come tu ti esponi sui social e soprattutto dal vivo. Ti faccio un esempio molto pratico. Se tu vedi, esci per casa, domani mattina incontri una ragazza che abita di fianco a te, che tu hai sempre reputato figa. L'hai vista sui social, infighettata, perché l'hai vista nel locale, messa col vestitino fatto a modo, ok. La ragazza nella sua giornata è uscita di casa molto velocemente perché aveva da fare. Si è lavata i denti, non ha avuto tempo, struccata e vestita di merda. La percezione che avrai quando incontrerai questa ragazza sarà bella o brutta? Rispondi te. La ragazza la percepirà in maniera brutta, sarà brutta. La vedi struccata, la vedi con questo alito che le puzza magari, con tutti i capelli tutti quanti lerci, vestita male. La reputi brutta, quindi il livello, il valore che tu avevi verso di lei scenderà vertiginosamente. Uguale percezione sul fatto che l'hai vista in un modo sbagliato. Ma se la stessa ragazza torna a casa, si trucca, si mette per bene, si veste con un vestito carino, la rivedi in discoteca la sera stessa e la percepirai come figa oppure no? Ti dimenticherai completamente del fatto che tu l'abbia vista brutta la mattina, perché ora è questa la percezione che hai, questa immagine. Quindi se tu vieni percepito da una ragazza come brutto, occhio, perché è solo relativo, un discorso relativo non alla tua reale bellezza estetica, ma da come ti stai facendo percepire. Idem sui social, quindi devi stare sempre molto attento a andare a lavorare su questo tuo involucro, un po' superficiale come cosa, ma devi lavorarci. Ragazza, non ci sta non perché sei brutto, ma perché ti presenti male, perché ti ha visto in momenti poco opportuni e per questo non riesci a fare bella impressione. 4 trucchi psicologici per ribaltare il tutto. Facciamo finta che la ragazza ti ha comunicato, te l'ha detto in faccia, ti ha detto guarda, non mi piace, sei brutto, non sei il mio tipo, spesso e volentieri lo dico, non sei il mio tipo, eccetera, eccetera. Punto 1 in realtà è un preambolo. Non farti prendere dal panico. Ogni cosa in natura può essere ribaltata, quasi ogni cosa. Lavora su questi principi. Ogni cosa può essere ribaltata. Impara semplicemente a stare calmo e capire perché lo sta dicendo, a fronte di che cosa. Uno, devi minare le sue sicurezze. Esattamente come fa lei con te involontariamente, sta minando le tue sicurezze. Perché quando una ragazza mi dice guarda Steve, caspita, non sei il mio tipo perché sei troppo magro, no, a me non ne frega un cazzo in realtà, però comunque potrebbe minare le mie sicurezze se fossi una persona un po' più debole mentalmente. Anni fa l'avrebbe minate le mie sicurezze. Bene, quello che io faccio è la stessa identica tecnica, la rivolto su di lei, quindi mino le sicurezze della ragazza. Faccio capire con un confronto diretto, con delle frasi dirette che adesso vedremo, con dei modi diretti, che la ragazza non è poi così bella come crede e non può permettersi di giudicare gli altri come belli e brutti, perché di Megan Fox, lo sapete no, ce n'è solo una. Poniamo il caso che la ragazza ti abbia detto non sei il mio tipo. Quello che dovete fare non è cercare di corteggiarla lo stesso, di scusarvi, di dare delle motivazioni assurde. Semplicemente fate questo. Esempio, c'è stato uno studente che qualche settimana fa ha avuto questo tipo di situazione da questa ragazza qua con cui voleva provarci. Il ragazzo a un certo punto riceve questo messaggio con guarda, perdonami però, purtroppo non sei propriamente il mio tipo, così ti ha detto, non sei propriamente il mio tipo. Ribalta tutto, semplicemente dille, guarda, non mi piace, non mi interessa essere il tuo tipo. Non è che tutti quelli che parlano con te, perché sei bella e sei Megan Fox, non voglio offenderti, ma ti dico che in realtà nel 2023 tutte le ragazze hanno la fila sotto casa, ma questo non vuol dire che sei bella. Questa è un'arma psicologica che io utilizzo spessissimo, è un messaggio psicologico che utilizzo spessissimo e che indirettamente le dice come sottotesto, guarda che non sei così bella, stai facendo male i tuoi calcoli, se hai tanta fila, se hai tanta coda sotto casa, perché è semplicemente così.
perché tutte le ragazze hanno coda. 2. Fai dietrofront circa il tuo interesse nei suoi confronti. Il sottotesto che devi emanare qua è che tu non ci stai provando, tu non vuoi sposartela, tu non ti vuoi fidanzare. Cioè non è che perché tu stai parlando con lei ci stai provando, piace. Cioè non è così. Tantissime volte, in questo caso sicuramente è così, la ragazza pensa che siccome tu stai parlando con lei, le fai delle domande, significa che ci stai provando, che te la vuoi fare. Poi in realtà è così. Ma dobbiamo metterla giù su altri parametri. Spesso e volentieri la via diretta è quella che funziona di più. Le dici una roba tipo: io apprezzo che tu pensi che io ti voglia sposare, avere 5 figli e 4 cani in una casa in campagna. Lo scrivo così perché deve essere estremo. E farla sentire anche un po' stupidotta. Ma guarda che sono semplicemente socievole in generale. Mi sembri simpatica. Punto. Io spesso aggiungo quindi fly down, con una faccina che sorride con la lacrima in testa. Questi atteggiamenti le faranno abbassare la cresta. 3. Tecnica indiretta potentissima. Per l'esatto motivo dell'introduzione, te lo ricordi? Vattelo a rivedere. Devi necessariamente, mentre stai parlando con lei e l'hai appena fatto, detto i primi 2 punti, fare storie dove sei figo, dove ti pettini per bene, ti metti giusto, non ti trucchi, magari, non so, vedi te, ma non penso sia necessario. Ti metti una bella camicia, una giacca, un qualcosa che ti sta bene, ti fai una cazzo di lampada e fai storie, magari metti giù il form delle domande, semplicemente fai storie, possibilmente con altre donne. Se tu fai storie, possibilmente con altre donne, nei quelle ore successive al vostro confronto, la ragazza avrà un'attenzione molto alta, probabilmente le visualizzerà, mettile dappertutto. E quello che penserà è: cazzo, forse sono stata io a giudicarli in una maniera diversa. Guarda questa ragazza di fianco a lui come ride, come è contenta. Probabilmente sono stato io superficiale. Punto 4. E arriviamo al dunque. Devi etichettarla sempre come superficiale. La ragazza va etichettata come superficiale. Una ragazza che viene e ti vede e ti giudica solo sulla parte estetica è una ragazza superficiale. Lo farebbe anche lei. Tutti vogliono tirarsi acqua al loro mulino. Se tu le dicessi: guarda, non sei il mio tipo, ti giudicherebbe come uno superficiale che ferisce le donne. Va etichettata come superficiale, con verbi coniugati al passato, dove le fai capire che prima avevi un'immagine di lei e adesso ne hai un'altra. Queste sono tutte tecniche psicologiche. Quindi con frasi tipo: guarda, vuoi la sincera verità? Io ti ho scritto perché mi sembravi veramente interessante, curiosa, non per la parte estetica, e perché francamente non sei propriamente il mio tipo. Ma se sei rimasta veramente a 14 anni, dove ti basavi e parlavi solo con quelli con gli occhi azzurri e con i capelli biondi, sono abbastanza deluso, poiché la reputo una cosa molto superficiale. È questo il modo giusto di comportarti. Magari non le conquisti tutte, magari non tutte ti cadranno ai piedi, ma c'è un'altissima percentuale di ragazze che riacquisiranno l'attenzione verso di te. Poi devi essere bravo a mantenerla e a giocarti bene le tue carte, che lo puoi fare attraverso questi video nucleari, ma soprattutto investendo 2 soldini su te stesso, accordandoci la tua fiducia e vedendo con i tuoi occhi dove puoi arrivare, dove ti possiamo portare con le giuste informazioni.